disposizione del, dell'allenatore. Anche locale a disposizione. Sono tutti a disposizione, sono tutti a disposizione. Però Parisi, sai, col fatto che c'era la Befana di mezzo, sinceramente i trasferimenti di transfert sono sempre. Ci stai sempre un pochino così, ci stai sempre, no? E invece per fortuna, insomma, stamattina è arrivato stamane, tutto regolare, quindi da tutti i punti di vista è completamente a disposizione. Questo ci fa piacere. Tra l'altro si è inserito bene, è stato accolto bene anche dal gruppo e con Stanieri già sta facendo delle volte tutto, anche più di giorni a noi ci servono anche un po' per curiosamente capire l'inserimento, invece devo dire la verità, insomma tutto bene. La cosa bene. Che notiamo è che il mercato scivola via velocissimamente, 3 acquisti, l'ha detto te, ancora prima che si ricominci a giocare, mentre le questioni societarie sono ancora incagliate, non riuscite a risolvere. No. Perché tu? Caro Mattini non si è presentato neanche ieri. No. Io ieri sera ho fatto il comunicato, forse non siamo stato abbastanza chiaro, forse No, i toni del comunicato fatto alla società non sono questi, cioè forse lo spiego sul PH per spiegarlo meglio. No, diciamo che da ieri sera è finita la diatriba tra Battini-Lucchesi-Pisa, cioè da ieri sera la holding, che fino a ieri ero io, in realtà da martedì 12 la holding comincia a riempirsi dei soci, e già probabilmente martedì o mercoledì sapremo chi è il nome del nuovo presidente del Pisa, che il giorno 18 di dicembre c'è stata convocata l'assemblea, 18 gennaio, scusate, che il 18 gennaio verrà eletto. Noi abbiamo già provveduto alla convocazione dell'assemblea per il 18 gennaio. 18 gennaio l'assemblea avrà l'ordine del giorno. Comunicazione da parte della holding di quanti soldi del finanziamento che servirà per la stagione in corso, quindi per andare avanti. Adesso c'è neanche bisogno di tanti soldi in questo momento, tra l'altro è un buon momento perché siamo in pari con gli stipendi a novembre, ora parliamo a novembre, abbiamo pagato i dipendenti gennaio, insomma una serie di fornitori vecchi sono stati pagati, insomma siamo in un buon momento. Comunque tecnicamente è stato convocato l'assemblea per il giorno 18 ieri, l'assemblea di Carlo Battini non va letta solamente in una chiave negativa, nel senso che ieri lui ci fosse, che ieri lui non ci fosse, non sarebbe cambiato nulla, perché già con l'assemblea della produzione del bilancio, in sede di produzione del bilancio, avvocato se sbaglio, correggimi, in sede di produzione del bilancio la holding aveva dato disponibilità a sostituirsi al posto dell'imprenditore Battini. Doveva esserci per firmare la rinuncia a quello che aveva già versato. Poteva rinunciare o poteva non rinunciare. Se lui rinunciava, Carrara risparmiava. Se lui non rinunciava, Carrara spendeva di più. Carrara si è sostituita. Deve fuori 3 milioni e mezzo. Deve sostituirsi a Battini per quelli che sono i debiti. Poi è chiaro, 3 milioni e mezzo la dà a mettere, 2-3 la dà a avere. Adesso sono problemi di tecnicismi che non competeranno, competeranno agli avvocati. Grazie a Dio di anche per preparare, non sapere sul stampo. Oggi la questa operazione è finita. Carrara si sostituisce in tutto e per tutto, poi c'è scritto che il comunicato soddisferà le necessità finanziarie del Pisa. Carrara finanzierà il futuro del Pisa attraverso finanziamenti fruttiferi, aumento di capitale, quello che sarà. Carlo Battini non ha dichiarato se vuole stare dentro il Pisa o se vuole andare via dal Pisa. Perché non è che noi Pisa vuole buttare fuori Carlo Battini. Carlo Battini, non essendo presente in assemblea, non ha manifestato la sua volontà né di uscire né di rimanere. Se vorrà rimanere, nessuno lo butta fuori. Se vorrà rimanere, o anche non partecipando ai futuri aumenti di capitale, piano piano diluirà le quote, perché se non partecipa agli aumenti di capitale, piano piano diluirà. Se invece vorrà partecipare, i suoi diritti sono sacrosanti, nessuno glieli toglie. Anzi, se porta dei soldi, meglio ancora, perché voglio dire, i soldi non si butta mai via. Però non è la volontà di nessuno fare un torto a un terzo. Lui è un socio, soprattutto un socio di minoranza. L'assemblea di ieri non ha leso nessun diritto, quindi non ha leso neanche il diritto del socio che non si è presentato. Rispettoso che il suo silenzio potesse essere un silenzio assenso, un silenzio negativo, ma non si sa, quindi in buona sostanza, o che fosse presente, o che non fosse presente,
lui socio rimaneva, perché anche se era presente doveva dire rimango socio, e nessun problema. L'importante è che la vita societaria, se Dio vuole, è stato messo un punto, da ora si parla di futuro. Martedì 12 Carrara si strutturerà con l'ingresso di uno o due soci. Questo uno o due soci di Carrara, che entreranno martedì in Carrara nella holding, saranno presenti, probabilmente sicuramente presenti, investiti il giorno 18, perché il giorno 18 stiamo studiando anche una location un pochino più bella, anche per permettere un po' alla gente di venire. Ci sarà il giorno 18. Le mie dimissioni da presidente, rimarrò come consigliere con deleghe operative più direttore generale, che è il mio mestiere, quindi tutte le deleghe sportive saranno capo a me, rimarranno capo a me. Inserimento del nuovo consiglio di amministrazione, probabilmente un posto da 4-6 persone, vediamo, non c'è fretta. L'importante è creare il modello operativo, perché ad oggi il Pisa è rappresentato da una persona. Io impazzisco, il Pisa impazzisce. Non va bene. Un consiglio di amministrazione determina non solamente più stabilità, ma determina anche, secondo il nostro modo di pensare, determina anche la possibilità in futuro di allargare questo consiglio a quante persone vogliamo. Fa parte di un consiglio di amministrazione, così almeno leviamo un'altra bandierina. Fa parte di un consiglio di amministrazione non vuol dire venire del Pisa a portare i soldi. Il Pisa oggi, grazie all'assunzione di budget dei soci che comporranno la holding, il Pisa ha già pianificato tutta la stagione a fine giugno. Perché io vado avanti con il mercato e non mi pongo problemi, anzi stiamo valutando con franchezza, con un po' di pensieri, ora stiamo cercando di tenere un po' di sconto, anche di fare qualche operazione un pochino particolarmente ambiziosa. Perché abbiamo tutta la pianificazione finanziaria. Pisa oggi non butta via i soldi, però oggi Pisa ha pianificato la sua situazione finanziaria. Quindi da oggi in avanti non parleremo più di problemi. I problemi tra i soci ci sono, rimarranno tali, ma li abbiamo tolti dall'ambito del calcio Pisa. Quindi ci saranno gli avvocati, i commercialisti che discuteranno, chissà quante storie potranno venire fuori, non lo so, mi auguro non ci siano, ma sono sicuro ci sono, ho il naso lungo e annuso da lontano, però stanno fuori dalla vita del Pisa. Cioè il Pisa vivrà, sta crescendo, si svilupperà, farà quello che deve fare a prescindere da ciò che i soci faranno tra loro. L'augurio è che siamo ancora soci dentro il Pisa, che se convenga, che si arrivi a una soluzione. Io vi dico la verità, secondo me davanti ad una non si deve fare violenza alle persone, né nel bene né nel male. Quando lui dirà se ci può stare Carlo con questa quota, ci starà. Se vuole scendere di quota, basta e non riavitalizzi. È un uomo che a Pisa ha dato tanto, perché era un uomo che ha dato più di 10 milioni, la famiglia aveva speso più di 10 milioni. Io sinceramente non mi va né di fanno un martire né di fanno un eroe. Mi sembra di tener conto di quello che lui ha fatto. Oggi c'è un altro corso che però, in termini anche di domanda e risposta, se Dio vuole, qua finisce. Finisce anche, probabilmente, questa sarà probabilmente la mia ultima, non so se sarà l'ultima, forse no, perché annuncerò un giocatore forse la prossima settimana, ma diciamo anche il mio ruolo, ritorna adesso il ruolo di natura tecnica, quindi ci sarà chi vi risponderà domani a una domanda societaria e chi vi risponderà a domande prettamente tecniche. Io farò in modo di essere molto spigoloso su questo, sì, mettiamo un bel rigo perché sono ufficiosamente stanco di questo ruolo. E non te tu li dai, sono martello, dico, ma... tu fai il tuo lavoro e tu lo fai bene, complimenti. Detto questo, quindi ribadisco un concetto. Carrara si è sostituita sostanzialmente nella rivitalizzazione. Ci sono tempi ancora perché i soci trovino degli accordi, i tempi sono funzionali a tutti, gli avvocati costano e i commercialisti pure, e sono fastidi. Però questo non sono problemi che riguardano calcio Pisa. Calcio Pisa va avanti, il fabbisogno di calcio Pisa è totalmente, non totalmente, è all'80%, ma se Battini non vuole partecipare al finanziare l'attività del Pisa, Carrara finanzierà Pisa. Se Battini partecipa e rimane nelle quote, se Battini non partecipa, man mano se non partecipa diluisce le quote. È una scelta liberale che noi non vogliamo togliere né dare fastidio, anzi ribadisco, insomma, la volontà sarebbe quella di levarsi le rogne, però se le rogne ci sono, rimangono tra i soci,
Questo anche perché il Pisa deve andare avanti, e così il Pisa in questo modo da domani può, da oggi di fatto può svilupparsi. Infatti i soci entrano, martedì 12 ci sarà a Roma un consiglio CDA dove entreranno i soci. E in questo modo cominciamo a fare tra i soci. Dicevo, chi entra in consiglio di amministrazione in Pisa non è necessariamente. Chi entra al consiglio di amministrazione in Pisa, dicevo prima, non è necessariamente persone che mettono i soldi non li mettono i consiglieri, i soldi li mettono i soci, che è un'altra cosa. I soci del Pisa mettono soldi. Competenze. Bene, i consiglieri non mettono soldi, i consiglieri possono mettere soldi, possono mettere competenze. Io ho il piacere di avere il consiglio di amministrazione un luminare, una persona che porta un valore aggiunto, perché è un professionista importante. Io ho il piacere di avere il consiglio di amministrazione un luminare che porta un valore aggiunto al consiglio, perché si sta parlando di una personalità conosciuta nel mondo. Come il piacere di avere il consiglio di amministrazione un imprenditore leader o uno dei più importanti della zona, perché questo dà stabilità, dà possibilità di avere una società solida. Ma questo non vuol dire consigliere uguale finanziatore. Questa è una domanda che non si deve fare più. I finanziatori del Pisa sono i proprietari, i soci proprietari della holding, o tutti coloro che entreranno d'ora in avanti nelle quote azionarie. I soci sono una roba, i consiglieri sono un'altra. Quindi la holding si trasformerà, perché fino ad oggi eri soltanto te amministratore unico della Carrara Holding. Io ho aspettato con oggi, io con oggi ho finito il mio lavoro. Con la CP siamo nel 1909, come si... Perché chi si controlla, fece. Allora la holding controlla il Pisa, quindi chi è socio della holding di fatto ha potere su Pisa, quindi la holding esprime il presidente del Pisa, e il presidente del Pisa lo esprime... nella misura a cui quella persona può dare disponibilità a fare il presidente del Pisa. Posso dare una mano? Aiuto. C'è una specifica articolo del codice civile che prevede questa situazione. Certo, cioè invece di essere accettata anche dalla Comiso per tu compri Milano, tu compri da Berlusconi, tu compri dalla società di Berlusconi, no? Berlusconi. In Milano le aziende sono controllate o dalla persona fisica o dalla società, tutte le imprese qualunque, le imprese qualunque sono tutte controllate, cada 50 è di proprietà di una società, non è di proprietà di una persona. Io entro in società con i Ginterforti, sono di fatto tuo socio proprietario. Ecco, questo è il settore della società di Pisa, uguale, non cambia nulla. E qual è il problema? Qual è per me sinceramente un piccolo vantaggio? Che io da oggi sostanzialmente ho esaurito il mio mandato. Il mio mandato era ad agosto di prendere la società, fare il traghettatore fino a che non avevo messo a posto le cose. Io sinceramente non pensavo che ci volesse 4 mesi e mezzo, quindi ho la verità. Sono stati 4 mesi e mezzo dove anche io avrò fatto qualche errore, dove qualche volta i toni si sono alzati, dove c'è stata tanta strumentalizzazione, devo dire la verità, dove mi sembra di aver anche sopportato, anche qualcosa, insomma, quando siamo in battaglia anche colpo si dà, qualche colpo si piglia, nell'insieme mi sembra aver portato avanti per un comportamento che vuole litigare, uno non vuole litigare, uno può cercare di trovare una soluzione. Soluzione in qualche modo è stata trovata, perché alla fine non c'era soluzione, si è trovata la soluzione, punto. Quindi oggi Pisa è nelle mani di un soggetto che ne soddisfa il fabbisogno, ne soddisferà il fabbisogno. I soci continueranno tra loro, spero di no, ma continueranno tra loro a discutere. Dico i soci perché da domani non discuterò più io con Carlo Mattini, ma ci sarà una nuova struttura che parla con Carlo Mattini, che io riassumerò un ruolo tecnico prettamente nel Pisa, e quindi il primo step è superato. Vi devo dire la verità, in termini sportivi abbiamo raggiunto quello che era il massimo che io potevo sperare ad agosto. Questo lo dico sinceramente, ve l'ho detto a Natale, ve lo riconfermo oggi, e questo non grazie a me ma grazie all'allenatore e grazie ai ragazzi. Si è sbagliato poco, ma soprattutto sono stati bravi loro a valorizzare meglio. Non si è fatto nulla,
si vuole fare il massimo, l'obiettivo è quello di provare a vincere questo campionato, tanto per essere chiari, non me lo fate dire, trovate parole diverse, ma l'obiettivo è quello di provare a privareggiare. Se non ci si dovesse riuscire, non se ne sarà, non sarà la fine del mondo, perché abbiamo creato una struttura di squadra tale che con piccole situazioni può essere molto ben protagonista anche la prossima stagione. Questo è il progetto. Abbiamo accelerato di fatto con questi investimenti, lo state vedendo, stiamo accelerando a 2 anni quegli investimenti che avevamo originariamente previsto per 3. Non ci dichiariamo la squadra che vuol vincere il campionato, ci dichiariamo una squadra che vuol far bene, senza dubbio provando a ottenere il massimo del risultato, che sarebbe quello della promozione. Non siamo i favoriti, perché purtroppo secondo me noi abbiamo il grosso handicap di avere poco tempo. Questa è la squadra che si diceva fino a ieri e non si conosceva fra di loro, abbiamo cominciato un mese e mezzo di ritardo, ora si cambia, se ne giochiamo bene di 3, se tutto va bene se ne cambia 4, ma se no se ne cambia anche 5. Come dite voi, è un cantiere in evoluzione. Perché questo cantiere però paga in termini di risultati? Paga perché c'è un grande allenatore e c'è un grande gruppo. Allora io ho capito che se anche la forzo un po' la situazione, se anche la forzo un po', non faccio dei danni, non creo problemi alla squadra, perché la squadra, seppur parrebbe di dargli di togliere dei punti di riferimento, no, perché mi accorgo, ho la percezione che la squadra regge questo turnover che stiamo completando, perché c'è una grande coesione all'interno della squadra, c'è un grande punto di riferimento che è Gattuso, intorno al quale c'è una grande coesione. Allora io la forzo un pochino, perché? Perché voglio vedere se con qualche puntata in più si recupera questi 5 punti che ci mancano, tanto per essere chiari, perché per non lasciare nulla di intentato. Fortunatamente, anche grazie al fatto, se Dio vuole, che si è risolto questo problema societario, che ora la società può cominciare a svilupparsi, spero, conto, non voglio anticipare cose, spero invece di poter dire la prossima settimana, spero conto di far conto anche su risorse straordinarie per poter aumentare ancora di più l'assunzione di budget che abbiamo fatto, proprio perché, vi ripeto, da 3 anni io l'ho già ridotta a 2, cioè gli investimenti di 3 li abbiamo anticipati a 2, questo è il prossimo, e lo vedete, stiamo alzando il livello. E adesso spero di ottenere qualcosina in più, proprio perché, sai, forse più di gusto e ti garderebbe sempre, no? E vediamo un po' se si sbaglia un po'. Ecco, questo è quanto. È possibile che tu prenda anche Eusebi? È possibile che tu prenda anche Eusebi? Come si sta? È un nome che sta circolando. È un nome molto importante, è sicuramente un giocatore top per la categoria, fuori dalle possibilità finanziarie del Pisa di oggi. Assolutamente fuori dalle nostre possibilità finanziarie del Pisa di oggi, nonostante, ti ripeto, gli investimenti di 3 anni si riducono a 2, è però sicuramente un giocatore molto importante, o sicuramente un giocatore che tutte le squadre d'Italia vorrebbero. A proposito di riserve straordinarie, un mesetto fa, prima che succedesse, anche un mese e mezzo fa, tutta questa querela, parlò di persone che bussavano alla porta del Pisa interessate al progetto, nel nome Eterna Vision. Queste persone che poi sono state messe in stand-by, ci sono ancora? Non solo ci sono, ma entreranno a breve nella compagine di Carrara, Belgradi, adesso non entrerà subito. Allora, come avete capito, stiamo accelerando il progetto, perché abbiamo capito che ci si può provare. Allora, per accelerare i progetti bisogna fare una roba. Bisogna forzare un po' la mano. Allora il primo socio che entrerà come minimo al 50%, quindi invece di 2 o 3 entra subito uno forte. Che sarà di maggioranza, quindi? No, è di maggioranza. Ci saranno poi dei parti, entro Carrara, non lo credo. Ah, dentro il 50%. Qui sarà un presidente che potrebbe essere Riccardo Silvestri. Non è che lui è il proprietario, è un presidente, è un presidente politico. No, ma qui sarà un presidente che è l'espressione di una società che si riempie per essere sempre più forte. Ad oggi gli investimenti di 3 anni li riduciamo a 2, li abbiamo già anticipati a 2. Io voglio dire, se mi riesce di guadagnare qualcosa, ora mi metto il cappello del direttore, mio buono, e voglio fare la guerra, voglio vincere le partite io.
e voglio vedere se guadagno un pochino di... però non ho benzina al momento ulteriore. Detto questo, ci si prova. Pisa è controllata dalla società, più forte questa società, più forte è Pisa. Questa società, fatto l'esempio della Cara 50, sono tre soci, sì, sì, sono quattro, sono più forti. Detto questo, e quindi il primo socio sarà un socio forte, un socio. Poi dentro la RAI entreranno altri soci. Questi soci sono anche quelli che si aspettavamo. Ora puoi dire no, i soci aspettavamo e anche altre persone vogliono venire. Ho fatto il distinguo tra consigliere e socio, i soci sono quelli che mettono soldi. I consiglieri mettono competenze, lustro, pagherei per avere certe persone nel consiglio di amministrazione, tale lustro che ti dà avere un luminare della scienza, della persone trasversali, persone che danno lustro alla propria azienda. Ecco perché delle volte i consigli di amministrazione sono abbastanza lunghi per permettere soddisfazione a tutti e avere anche queste figure dentro, e in questo modo si può cominciare a sviluppare la società. Il bilancio è stato fatto al 30 di ieri, è stato firmato dal revisore da me un bilancio al 30 di ottobre, comunicato alla Coviso, ed è un bilancio che porta il segno più. Che cosa vuol dire porta il segno più? Vuol dire che l'attività di finanziamento che i soci hanno fatto, il lavoro prodotto, ringrazio i tifosi che sono venuti numerosi allo stadio, ringrazio le aziende pisane che si sono avvicinati si stanno avvicinando alla città. Il valore della produzione, cioè la parte attiva della società rispetto ai costi che la società ha avuto, vi dico la verità, e non siamo al 30 ottobre non c'è l'idea di debito, ma siamo segno più. Io credo. È un'anomalia nel calcio italiano. No, attenzione, quello che sto dicendo, e ieri è stato mandato un coso. Sì, no, ma è stato mandato un complimento. È stato mandato un coso. Ma non è merito mio, ho detto. Non è merito mio, è merito dei tifosi che sono venuti allo stadio, delle aziende che ci stanno credendo in noi e che ora negli ultimi due mesi avevano un po' bloccato gli investimenti perché avevano paura di vedere come andava sta storia societaria, e in questi due giorni, da ieri sera stamattina, si è ricevuto 10 telefonate che si stanno risviluppando, tutti vogliono ricominciare, giusto avvocato? I tifosi sono dello stadio, dicevo, i soci che non potendo mettere capitale perché non sono potuti entrare nella società, perché non voleva entrare nella società finché c'era sta bagarre fino a ieri societaria, che hanno fatto? Se no il Pisa mi campava, e io non ce l'ho solo che campare il Pisa, gli posso dare la mano al Pisa, ma non la posso campare io, e danno i soldi sotto forma di sponsorizzazione, ognuno di loro ha delle aziende e quindi ci sponsorizzavano la maglia, ci davano soldi sotto forma di sponsorizzazione, di fatto entrava soldi dentro il Pisa. I soldi di Pisa entrano perché l'azionista se li leva di tasca o perché sei finanziato da terzi. In questo modo, che al Pisa interessa la finanza, cioè è la parte dei soldi che ci sono in cassetta, con orgoglio vi dico e ringrazio, non con orgoglio, lo dico anche con orgoglio, ma lo dico ringraziando le varie componenti, dai tifosi per primi, al mondo imprenditoriale, ai soci, vi dico la verità, che su quelli hanno messo lo zoccolo duro. Il Pisa ottobre è stato ieri certificato il Coviso che segno più, cioè noi abbiamo chiuso con un attivo, al 30 ottobre eravamo in più, c'era soldi in cassetta, che si spende alla svelta, ma c'era soldi in cassetta. Questo è un motivo di soddisfazione, non tanto per me quanto per la città tutta, perché vuol dire che quella roba, e quello forse è un po' l'orgoglio mio in questo momento, che quell'attività di ricoesione, di ricompattamento attorno alla squadra sta andando avanti. Adesso spero, anche grazie a un percorso di girone di ritorno come quello di girone d'andata, anche perché adesso con il freno a mano abbassato e quindi fuori la società da qualunque problema, adesso è un problema, dicevo, dei soci, non è più un problema del Pisa, anche la parte del marketing si risviluppa tutto. Il 7 di gennaio, ieri, dovevo dare risposta a Nike per la prossima stagione. Purtroppo non gliel'ho potuto dare perché l'assemblea è terminata alle 10 di sera. Conto di incontrarmi domani o dopodomani, stiamo studiando un progetto per fare una cosa importante su Pisa con Nike.
E questo, ecco, questo vi dico la verità, è un punto d'orgoglio, non ve lo nascondo. Perché ci riuscisse di mettere quel baffo sulla maglia è motivo di distinzione, è motivo, è una bella cosa. Però se non aveva avuto un po' di, se aveva avuto un po' più di tempo disponibile, vi dico la sincerità, forse ci ero già riuscito, forse. Così non ci sono riuscito, ma ci penso, ci lavorerò. E vi dico la verità, se non è ora è per l'anno prossimo, però è una cosa che ci siamo posti come obiettivo e che quando stanotte alle 10:30 ho chiamato i soci per raccontargli la giornata, mi hanno detto, mai firmato il contratto Nike. Non l'ho firmato. Diceva, se non è ora sarà l'anno prossimo, perché volendo potrebbe anche essere fatto ora in corsa, per cambiato lo sponsor tecnico. No, è sempre per sei mesi per l'anno dopo. Cioè oggi si fa le cose per giugno. Giugno le fai per il giro di ritorno le fai per giugno l'anno prossimo. No, detto in quel modo però, ma questa cosa voi l'avevate capita, perché qualcuno di voi, attento osservatore, me l'aveva fatto notare. Noi quest'anno non abbiamo rinnovato il contratto di sponsorizzazione. Perché non abbiamo rinnovato il contratto di sponsorizzazione? Mica siamo così, voglio dire, fenomeni da dire noi facciamo senza il contratto di sponsorizzazione. No, noi abbiamo rinunciato ad un introito quest'anno con IOMA, con altre aziende di sponsorizzazione, perché per avere la possibilità di avere la maglia libera, cioè non avere vincoli contrattuali, per poi poter andare a negoziare al meglio con chiunque. Quindi ci siamo sostanzialmente ricomprati la nostra libertà per poter andare a rivendere. Quindi siamo stati le spalle strette strette quest'anno, materiale ne avevamo a sufficienza in magazzino, per poi l'anno prossimo andare a vendere bene il nostro diritto e quindi sviluppare il merchandising, i punti vendita, la vendita online, ci chiedono le maglie dall'Australia, cioè aprire un negozio importante, come fare tutta una serie di attività, perché Pisa deve essere un'impresa. Pisa deve fare cose che gli rendano soldi, perché comunque soldi se li butta dentro il Pisa e se li investono. Se li butta dentro il Pisa, si fa. Questo deve essere il meccanismo che si sta provando a sviluppare. Una domanda tecnica su quello che avete appena uscito dalla riunione di ieri. Quindi voi adesso avete la Carrara è entrata in possesso anche delle garanzie che erano state date a inizio del campionato anche da Battini, c'erano state, non si ricorda, erano state anticipate a Battini delle... No, perché quando ha detto no, all'inizio lei ha detto è finita questa dicotomia, volevo capire poi. Non mi spiego meglio, guardi, no, lei è della nazione, giusto? Sì. No, forse non mi sono spiegato bene. Allora, no, io forse ho un pochino di soddisfazione, perché sono un po' stanco di questa storia, forse per questo mi sono espresso male. Io ho detto è finito il momento in cui la diatriba che a me hanno fatto. Allora, ad agosto c'è stato fatto un contratto tra due soci. Purtroppo questa discussione in merito all'applicazione di quel contratto ha fatto sì che il Pisa per qualche mese fosse in qualche modo prigioniero, diciamo così, ora usiamo termini che tutti possano comprendere, prigioniero un po' di queste discussioni. Tu mi devi dare i soldi, non hai pagato questa roba, ma io dovevo pagare quell'altra, te tu hai escusso l'assegno, ma io te l'ho mandato indietro perché non era dovuto. Tutte queste storie che fino a ieri hanno riguardato di rimbalzo anche il Pisa, perché hanno riguardato rimbalzo il Pisa? Perché c'era 1/2 momenti topici che creavano confusione in questa vicenda. Cioè dove finiva la persona fisica di Carlo Battini e dove cominciava quella di Carlo Battini ex presidente, dove finiva dove era il confine tra la mia persona e il ruolo che adesso ricopro, perché i soci non erano potuti entrare. E quindi questa discussione sull'applicazione di quel contratto faceva sì che il Pisa ne risentisse, perché io sono sempre il solito, esco da qui, mi siedo lì, ma Battini esce da lì, si vede di là, ma bene o male questo problema ce lo riportavamo anche dentro il Pisa. Ci mancavano due cose, ci mancava l'approvazione del bilancio e poi ci mancava chi si prendeva carico di poter a fine anno prendersi carico di soddisfare le mancanze finanziarie che servivano
per poter riazzerare il vecchio e ripartire con il nuovo. Ripartire con il nuovo, dicevamo, con le formule consentite, quindi finanziamenti da parte dei soci piuttosto che aumenti di capitale, che consentono a Carlo Martini, se vuole rimanere dentro, di rimanere, se vuole diluire, di diluire. Non è nelle nostre possibilità mandarlo via. Voi ieri avete detto. Scusa, fammi finire, se dopo di più. Non è nelle nostre possibilità mandarlo via, non è nelle nostre possibilità tenerlo. È una volontà liberale che lui risponderà, che non essendoci non ha potuto manifestare. Però il punto fondamentale di questa storia qual era? L'approvazione del bilancio. Il bilancio è stato approvato in data 27 dicembre, quindi questo è stato il punto fermo. Stiamo parlando di un debito certo, di una data certa e di un debito certo. Quella posizione lì, ora cerco di avvisare, però bisogna evitare di entrare nel tecnicismo perché se no si fa confusione. Di fatto quel momento lì si ricollegava col contratto originario fatto il 15 agosto, perché quello celebrava sostanzialmente una cosa, un numero che ad agosto fu detto quello chiusura del bilancio, ma non era un numero, il numero è stato certificato il 27 dicembre. Quella certificazione di quel numero e l'assunzione di ieri da parte della holding di sostituirsi a Battini nella soddisfazione delle necessità di chiusura della passata stagione fa sì che di fatto si scorpora la persona di Battini, Lucchesi, diciamo Carrara Battini, holding Battini, con la posizione del Pisa. Da oggi, Pisa farà su strada. Nel frattempo la holding con Battini discuteranno, faranno, sicuramente mi immagino, perché sono nell'aria, parole, denunce, controdenunce, ma sono problemi che non riguardano il Pisa. Entrare dentro il Pisa oggi da parte dei due soci non è più o non sarà più, lo dico alta voce così è chiarezza per tutti, non sarà o non è o non sarà più un atto indispensabile. Fino a ieri, se io volevo discutere con Battini, tiravo mezzo in Pisa. Da ieri, se Battini voleva discutere con me, tiravo mezzo in Pisa. Da oggi, innanzitutto non sono più io, ma è la holding. E soprattutto, chi tra noi e Battini tira in mezzo al Pisa vuol dire che vuol fare un atto di cattiveria al Pisa, perché io al Pisa non gli faccio del male. Oggi i problemi sono stati levati da dentro il Pisa, sono stati portati fuori con una chiarezza assoluta. Scusa, finisco. Il 15 d'agosto l'80% era di Battini, 19, l'80% era della holding, 19 di Battini. Questa storia oggi è chiara, è qui, non è qui dentro. Oggi qui, come giusto sia, che Barbara Mamma non la discute non davanti a Figlioli, e Figlioli riescano, e non discutiamo, se c'è da discutere. Noi non vogliamo discutere, tant'è che il primo passo lo abbiamo fatto ieri, nel senso non abbiamo fatto un atto d'impero, non era nelle nostre possibilità, non era nelle nostre volontà, e quindi sostanzialmente oggi i problemi li abbiamo tolti da dentro il Pisa e rimangono fuori. Continueranno? Non lo so. Non continueranno? Non lo so. Quindi, per capire, vedo se ho capito. Prego. Cioè, dite, ieri la Carrara Holding ha detto ci sono, mancano 1,2 milioni, quello che è, me ne assumo io la responsabilità, li pago io. Poi, le altre questioni che possono riguardare, come diceva lei, per esempio, la questione degli assegni, o le fideiussioni presentate dal Battini, che se ne discute con Battini, però al di fuori della società, quindi ci potranno essere delle azioni legali, ci sono già, perché anche se faccio finta di non saperlo, Battini va denunciato alla Procura della Repubblica, e lo so tutta Pisa, a te Battini vuole uno di lo so, ma io di contro ancora non ho fatto nulla. Ho preparato la denuncia per la guerra per la nazione perché voi scriveste che aveva un problema ancora presentato, è tutto fermo su tavoli. Ma questi problemi non sono problemi che si annunciano a conferenza stampa, si fanno. Io non l'ho fatti perché non lo voglio fare. Non lo so che vuol fare Battini, qualcosa ha fatto, ma io quello che ti voglio dire, che interessa la gente di Pisa, penso, è che ciò che c'è tra la Battini e la holding rimangono problemi di due persone private,
Perché in tutte le società di Pisa, qualunque, la discussione tra i soci non gliene frega niente a nessuno, all'operaio interessa solamente arrivare a fondo del mese, lavorare, fare fatturato e pigliare lo stipendio. Cosa vi interessa a voi andare a lavorare? Se poi i vostri soci della vostra azienda hanno delle discussioni, a voi non importa nulla, l'importante è che l'azienda vada avanti. Purtroppo, non volutamente, ma purtroppo, per un caso molto semplice, eravamo due persone e ricoprivamo ruoli uguali tra me e Battini. Questa storia ci è voluto, secondo me, un po' troppo tempo. Ma perché ci vuole troppo tempo? Lo dico sinceramente, ammettendo anch'io di aver fatto qualche alzata di tono oppure qualche errore, ma non errore di sostanza, errore di forma. Perché delle volte un brutto carattere, può darsi, ha detto la parola troppo, l'altro si è arrabbiato, io sono più permaloso di lui, mi sono arrabbiato. È che fino ad oggi non c'erano le condizioni per levare il problema, che il problema tra i soci era un problema che riguardava la società. Oggi il problema è stato portato fuori, quindi la società fa la sua strada. Se i soci tra di loro discutano, ci penseranno, questa è tutta roba che arricchisce gli avvocati e i commercialisti. E leva un po' e fa arrabbiare le persone interessate, ma al Pisa, a giocatori di Pisa, a tifosi di Pisa non gliene frega nulla, perché ai tifosi di Pisa cosa gli interessa è che Pisa sia a posto, che Pisa sia sano e che Pisa possa andare avanti, e che se Dio vuole vince anche partita, e vince anche partita. Punto. La prego, come prego tutti voi, di riportare con moderazione il mio intervento, che ho un intervento dove asserisco delle cose, ma non di carattere polemico o di carattere strumentale, perché io credo di poter, spero di essere stato, volevo dare, perché questa è la nostra volontà, non è quella di fare atti di sopraffazione, lo abbiamo dimostrato ieri, lo dimostreremo nel futuro. Poi, liberalmente parlando, tutti noi siamo liberi di andare al circolo o di non andare, fermo restando di far valere Carlo Battini tutti i suoi interessi, come noi faremo valere tutti i nostri interessi, questo è un problema fuori dal Pisa. L'importante è che al Pisa da oggi, se io ritorno qui e vi dico, signori, ho un problema, perché purtroppo questa diatriba crea dei problemi in Pisa. Bene, ad oggi i problemi di Pisa non ne avrà dalla diatriba, fatto salvo che qualcuno non li vada a cercare i problemi. Io asserisco, non li vado a cercare, la Holding non li cercherà i problemi, cioè lascerà i problemi fuori dal Pisa. A differenza di un mese fa, vi avevo detto che alla luce di come chiuderà l'accordo con Battini, se ben ricordate, questo potrebbe avere un riflesso sulla campagna acquisti. Ve lo ricordate, ve l'avevo detto? Mi sembra di dimostrare in questi giorni che questo non è stato, perché i problemi persistono. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Holding ha dato a me, attraverso, perché qui l'amore, il sentimento, ma un po' tutto gira attorno a Battini, ha dato possibilità di poter vivere e far lavorare questa azienda in funzione di una solidità. Quindi la Holding si era preparata all'ipotesi B, cioè che cosa fa se Carlo Battini non liberalmente decide di non proseguire in questo, diciamo, percorso? Ci dobbiamo far trovare preparati. Gli ho spiegato che andato a giocatori il 20 di gennaio o il 25 di gennaio si perde tre turni di gara su 17 gare sono quasi il 20% delle partite, sono il 10% delle partite o il 15% delle partite. È stupido regalare se tu credi di avere dei vantaggi. Allora i giocatori vanno presi a Natale, non vanno presi per Pasqua. E infatti, che il percorso sportivo me lo fanno seguire a me e lo continuerò a seguire naturalmente, sarò responsabile io, hanno capito e mi hanno detto sì, vai avanti, ti copriamo noi. In che cosa? Il dislivello che ci sarà tra le uscite e le entrate, che i giocatori entrano, costa di più di vedere, vanno via, la differenza è coperta. Quindi a differenza di un mese fa che avevo detto che avrebbe inciso sul mercato l'atteggiamento di Battini, oggi dico che la Holding si è sostituita e quindi oggi, come state vedendo, i giocatori sono già là dentro, l'unica cosa, faremo altre cose, sicuramente proveremo a essere come ci calma noi ogni tanto un po' ambiziosi, uno lo chiede, poi qualche volta dice di no,
però ci garba, però non fate nomi che non sono alla nostra altezza, perché creiamo disturbo, perché poi quello che arriva, se quello legge Avauri sui giornali, è difficile, ho capito ragazzi, ma costa più di Avauri, costa più di io ci credo, credo ci sia anche tu che ci crede, ma se qualcuno ci dovesse credere e si dude invece da Mauri e viene Girardino, dice ma porca miseria, ma aspetta, ma Mauri, no, così non va bene, Giuseppe è un grande giocatore, cambierebbe i soldi di tutte le squadre in Serie C, ma oggi non è la portata del Pisa, non è l'obiettivo del Pisa, cioè tu dici non è il nostro obiettivo. Io sogno una notte la cosa più bella, sogno la Ferrari, ma non la posso permettere, ma colgo, se Dio vuole, della Volvo che mi dà in uso i signor Nesti, se Dio vuole ci dà aspetta un attimo Eusebio è la Ferrari, allora siccome io non ho i soldi per mantenere la Ferrari, però, ringrazio Dio che Nesti mi dà la Volvo, ringrazio Dio e Pisa ringrazia Nesti, fermati un attimo. Non posso dire, siccome sono mentalmente curioso e tra tanti difetti sono ambizioso e presuntuoso, che ogni tanto un pezzo alle Ferrari, guidando la Volvo del Nesti. O Nesti che cambia e che prende la Ferrari Nesti. Detto questo, dico sicuramente un'operazione del fatto attacco lo faremo, poi lì capiremo anche chi fa posto, perché lì cominciamo un reparto molto delicato, quindi i ragazzi sanno tutto, eh. Io quello dico a voi, prima lo sarò qua, lo sanno i ragazzi, non lo sa l'allenatore, perché l'allenatore è laggiù che mi guarda. È laggiù che mi guarda, controlla tutto, osserva tutto, sa tutto, è un campione. E questo ci permetterà, i ragazzi sanno tutto, perché noi siamo molto trasparenti, noi prendiamo decisioni, le confrontiamo e le diciamo in faccia, perché non ci capita dire le cose come stanno. E quindi poi decideremo eventualmente su chi intervenire, su questo devo dire la verità, ci stiamo un attimino. Abbiamo degli orientamenti, ma ci teniamo adesso un attimo per noi e poi li diremo a breve, entro qualche giorno. Quindi quello che viene detto ora da loro l'interessato scelto per l'uscita lo sa già, gli ho già parlato, però non lo diciamo ancora pubblicamente, perché prima dobbiamo lavorare su qualche soluzione di trasferimento. No, ci interessavano le entrate. Ora si è calmato, se gli accendi la miccia, poi dopo mi viene a fare il pressing, lui sui pressing è forte. Solo in attacco saranno le probabili entrate, solo in attacco. No, per adesso abbiamo previsto un'operazione lì, poi dopo vediamo, insomma, noi abbiamo detto prima della stagione, non vogliamo mettere in discussione un gruppo che ha, uno, il merito di aver fatto 30 punti il giorno della notte. Due, perché l'allenatore ha dato e loro hanno dato la disponibilità forte, si è creata una coesione che è la nostra forza. Stiamo andando ad incidere, se avete visto bene, su giocatori che per motivi diversi non hanno avuto un ruolo fondamentale, cioè i giocatori hanno giocato poco, il giocatore gioca poco di solito, non è un giocatore strategico nell'economia del gruppo, quindi questi giocatori adesso noi mandiamo a giocare su giocatori che non vanno a minare l'economia del gruppo. I giocatori che abbiamo portato su tutti i giocatori d'esperienza, che prima di tutti sono passato sotto la stecca della valutazione umana, perché prima pigliamo gli uomini e poi pigliamo i giocatori, e hanno non solo salvatori della patria, ma solo uomini che vengono a disposizione del nostro allenatore, affinché il nostro allenatore abbia più possibilità di scelta. Punto. Caratteristiche tecniche che ci mancavano, tattiche che ci mancavano, affinché il nostro allenatore possa scegliere. Non solo i salvatori della patria li arrivano, perché se siamo qui è grazie a quella gentilà che ci ha portato fino a qua. Siccome siamo ambiziosi, vogliamo fare di più, vogliamo, uno, non mettere in discussione l'equilibrio della squadra, due, cercare di intervenire con questo tipo di metro sui giocatori. I giocatori interessati sono tutti informati, le cose noi prima si diranno alla gente in faccia e poi si va a dirle in pubblico, quindi ragazzi stanno pensando, stiamo lavorando su qualche nome un pochino ai buio, per non dare vantaggi agli altri, e al momento abbiamo previsto solo questa operazione per il momento, poi valuteremo, però sempre tenendo conto che non vogliamo disfare quello che è stato fatto fino ad oggi. Grazie signori. Grazie a tutti.